Bene, a questo punto andiamo a differenziare ancora ulteriormente sempre sulle ruote per un motivo molto semplice. Noi applicheremo un effetto alla gomma con un FFD box, in questo modo da avere l'effetto più reale possibile. Questa è una cosa, diciamo, alternativa che possiamo fare, però per comodità l'eseguiamo. Quindi selezioniamo le ruote, isoliamo la selezione e andiamo a staccare nuovamente tramite gli elementi la gomma. Tire front left mesh. E riposizioniamo il pivot. Enter to object. E riportiamo un'altra volta, per l'ennesima volta, Reset X Form, Reset Selection, Convert to Mesh. A questo punto prendiamo anche le nostre gomme e creiamo un layer apposito. Non l'ho fatto prima per darvi la scelta di poter fare tale operazione. A questo punto possiamo tornare sulla nostra macchina, verificare la rotazione dei vari elementi. Se io vado a ruotare perfettamente, se io vado a ruotare tutti, anch'essa ruota perfettamente. Adesso andiamo a applicare i dummy, i nostri dummy, che in questo caso, siccome abbiamo bisogno di maggior controllo, preferisco utilizzare dei point. Quindi la prima cosa da fare è abilitare il nostro layer dei point, degli helper. Andiamo a nascondere la carrozzeria. Vado a creare un point. Questo point lo possiamo visualizzare come box per comodità e lo allineiamo in base al pivot in questa posizione. Andiamo a clonarlo per 3 volte e applichiamo la line anche ad essi. Andiamo a crearci anche un controller per l'asse delle nostre ruote. Possiamo clonare questi nostri point, uno dietro e uno davanti. E utilizzeremo quindi possiamo disabilitare la mesh di entrambi. Di questi qui invece li visualizziamo come cross. Andiamo a applicare praticamente un position constraint. Quindi selezioniamo animation, constraint, position constraint 1, aggiungiamo un secondo target 2, stessa cosa per il posteriore. Questo perché in questo modo, se io vado a muovere un semplice helper, vedo che praticamente si muoverà. In questo modo andrò a controllare praticamente l'asse delle ruote, sia in caso di velocità di piegatura della macchina, e sia nel posteriore per consentire maggiormente un effetto di drifting, quindi di sgommata. Andiamo ad assegnare alcuni nomi ai nostri controlli. Sicuramente, allora, tra gli helper avremo i vari nostri helper che saranno il nostro. Andiamo a abilitare un po' di elementi, vediamo, ecco qua, le gomme ci bastano per intuire da che parte siamo.
Questo sarà un nostro, chiameremo punto, per avere sempre di riferimento la macchina su cui stiamo lavorando. Control helper wheel, essendo la front left. Ci copiamo questo nome, assegnarlo anche l'altra, front right. Posteriore e posteriore di destra. Ok. A questo punto andiamo ad assegnare invece il nome al controllo centrale, che sarà il controllo dell'asse. Axle front. L'altro. Adesso dobbiamo andare a crearci dei controlli generici, dei controlli generici che riguardano sia la carrozzeria, quindi il corpo della macchina, sia la sua area di influenza. Come abbiamo visto, abbiamo sempre utilizzato delle shape, quindi clicchiamo sul layer che riguarda le shape e andiamo a generarci dalla voce shapes un rettangolo. Un rettangolo, spostiamoci nella vista superiore, attiviamo la versione wireframe, creiamo questo rettangolo in maniera casuale e lo riposizioniamo all'inizio degli assi 0 e 0. A questo punto andiamo a aumentare le sue dimensioni, che siano all'incirca delle dimensioni abbastanza neutre, per esempio 15. Proviamo 425, ok, di larghezza, proviamo con 200. Noi abbiamo sempre utilizzato un controllo rettangolare generico per tutto il corpo della macchina, rettangolare, senza mai andare a smussare gli angoli. In questo caso andiamo a smussare un pochino gli angoli, poiché quando andiamo ad animare tale controllo, andiamo sempre, comunque abbiamo sempre bisogno un minimo di un angolo, di una smussatura, perché se non visualizziamo, se abbiamo un bounding box come visualizzazione della geometria, in questo caso invece abbiamo la percezione reale di dove finisce la macchina o comunque di dove si trova una certa angolatura della macchina stessa. Proviamo a 50 questo nostro controllo, ok, e a questo punto lo rinominiamo con la classica dicitura che possiamo assegnargli, che è quella di punto control shape, perché è una forma root, perché sarà la root generale. A questo punto la root la possiamo anche chiamare con un nome più grande, root, e stiamo attenti a averla collocata all'interno del nostro layer delle shape. Andiamo a crearci il controllo di direzione che ci aiuterà a dare l'orientamento delle ruote in fase di lavorazione. Per creare questo controllo ho bisogno di spostarmi nella vista top, attivare gli snap a griglia, prendere la line e disegnare una classica freccia. Riconvertiamo in spline e la spostiamo, essendo un controllo, prima di spostarla rinominiamola per comodità, quindi punto control shape, la chiamiamo steering, è la rotazione, e la spostiamo in base a questo punto, al punto centrale dell'asse di centrale tra le due ruote. Quindi andiamo a chiudere tutto quello che non ci interessa.
Align. Align. Spostiamo un pochino più avanti in modo tale che la fine di questo punto, quindi possiamo spostare il pivot di questa mia shape. Quindi attivo offset pivot only, attivo anche gli snap, ma solo quelli a pivot e mind point. In questo caso vado a prendere il pivot e lo sposto in mezzeria del mio. E adesso posso riallineare perfettamente. Ok? La porto però per terra, quindi riabbasso la Z a 0 e volendo posso scalarla un po' per farla uscire un pochino di più. Non c'è bisogno di. Perfetto. Applico un Reset X Form e riconverto in Spline. Adesso devo andarmi a creare un controllo per il drifting, cioè per permettere che la mia macchina, quando va a fare delle curve particolari, abbia la possibilità di fare delle sgommate. Magari non è proprio un appunto una macchina che permette di poter realizzare questo effetto di tirare il freno a mano e appunto fare delle sgommate, però in alcuni casi potrebbe essere simpatico, carino, comunque è un aspetto che dobbiamo assolutamente valutare. Quindi torniamo alla vista top e ci creiamo un cycle, magari abilitiamo almeno il body, creiamo un cycle, lo andiamo a posizionare secondo la X sullo 0 e andiamo, e magari lo portiamo vista top, ok, portiamo un pochino più in su. Andiamo nella top e lo posizioneremo in questo caso sul nostro cofano della macchina. Ok. E anche in questo caso andiamo a segnare un valore, per esempio 20, vediamo. Potrebbe essere 25, potrebbe essere l'ideale. Ok, in aggiunta, quindi isolo momentaneamente questo controller, vado a crearmi delle frecce per dare un senso di direzione. Almeno so benissimo quando applicherò la rotazione qual è il senso di rotazione di questo elemento. Quindi vado a crearmi, sempre con una line, abilito spline alla griglia, vado a crearmi velocemente una freccettina. E la duplico volendola a specchio. Quando vado a fare l'operazione di specchiatura, volendo, senza doverlo duplicare con Move and Shift attivo, posso selezionare il mio elemento e dal comando di Mirror ho la possibilità anche di creare una copia. In questo modo posso crearmi una copia perfettamente, posso dare anche un offset per decidere quanto sia staccata la mia. In questo caso va benissimo anche così. Ok. A questo punto andiamo a unire con l'altra forma. Andiamo nell'attack, spostiamo after pivot, lo spostiamo al centro dell'oggetto, controlliamo che gli assi siano, quindi lo ruotiamo caso di 180. E resetto la sua forma, reset X form e riconverto in spline. A questo punto la vado ad allineare al mio cerchio. Volendo potrei farla anche un pochino più grande, magari stirata. Questo è un controller puramente personale, nel senso che io preferisco assegnare anche delle direzioni quando vado a crearmi degli oggetti particolari che mi creano delle rotazioni. In questo modo ho la possibilità di capire bene dove si sta muovendo il mio elemento, da che parte è ruotato il mio elemento. Quindi a questo punto io potrei adesso andarlo a attaccare al mio controller di rotazione. Ops, riteniamo
vediamo che si è tolta la... Vado a resettare di fatti l'aspect pivot con il centro dell'oggetto, reset xform convert to editable spline, e lo vado a rinominare, ok, in modo tale da poterlo, da poter capire subito qual è la direzione del mio elemento. Okay. Adesso vado a crearmi un controller per il mio body. Prima di crearmi un controller del mio body ho bisogno di crearmi un point, quindi tra gli helper point, creo questo point e lo sposto nello 0, ok, vista frontale, anzi laterale, e lo sposto alla base, abbastanza vicino alla base del mia, della mia geometria. Volendolo posso allineare al body del mio, della mia macchina, però senza l'asse della Z, in questo caso senza l'asse della Y, perché lo sto allineando da una vista laterale. Ok. Questo mio punto mi servirà per crearmi l'effetto di oscillazione. Lo stesso effetto che abbiamo visto nell'esempio del camion con rimorchio, in cui avevamo praticamente una catena, noi utilizzeremo soltanto un punto e una forma per poter effettuare questa operazione, senza dover impazzire con dei controlli appunto esterni di catene o cose varie. Questo point lo posizioniamo sul layer degli helper e lo rinominiamo con punto control helper body. Okay. Adesso andiamo a realizzarci invece un controllo che sarà il controllo di oscillazione. Difatti, questo controllo di oscillazione lo creiamo dalla vista top con un rettangolo e un semplice cerchio. Posizioniamo lo 0 il nostro rettangolo, assegniamo una misura per entrambi i lati abbastanza grande e uguale, 50-50 oppure anche 60-60, ok, e lo alziamo sopra il cofano della macchina. Volendo noi potremmo realizzare questo mio controller grande addirittura quanto il cofano della mia macchina. Anzi, lo spostiamo un pochino più al centro qua. Ok, ma non ce n'è bisogno, anzi andiamo a aumentare un pochino le sue dimensioni, 80-80, ok, però l'importante è che sia comunque quadrato con delle dimensioni abbastanza facili da ritrovare. Selezioniamo il nostro cycle e lo allineiamo al rettangolo su tutte le sue direzioni. Magari non lo vediamo, cambiamo di colore subito per una questione di visualizzazione. E andiamo ad assegnare dei valori come per esempio 10. Questo mio controller naturalmente sarà limitato nella... Quindi io seleziono, posso chiudere il layer del body, okay. Seleziono il mio cerchio sarà limitato naturalmente qui dentro. Per limitarlo qua dentro abbiamo visto che noi potevamo utilizzare, controlliamo sempre che sia perfetto, ok, 10, possiamo portarlo a 15, anzi, lasciamolo a 10. Come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, per limitare questo comportamento lo possiamo utilizzare il constraint float limit. Quindi in questo caso andremo sicuramente a effettuare l'operazione di float limit su questo mio contenitore. Quindi magari riduciamo un pochino. Portiamola a 70-70, vediamo cosa... No, ok, era perché volevo evitare di avere delle dimensioni sulla griglia a metà, come notiamo in questo caso, ma se io sposto leggermente il mio cerchio vedo che praticamente il mio rettangolo praticamente rientra perfettamente
nella griglia. Ok, vediamo che. Ok, perfetto, lasciamolo qui in modo tale da avere un riferimento della griglia. In questo caso, ottimo. A questo punto io vado a preselezionare il mio cerchio. Vado nel pannello Motion, Assign Controller e per la posizione X, Y e Z assegnerò a di fatto il float limit alla Z. Ma visto che volendo noi dal pannello dei link, delle information link, potevamo togliere di fatti e bloccare l'asse Z, ma io preferisco in questo caso qua agire tramite un float limit. Quindi vado a selezionare l'asse Z, Assign Controller. Float limit, ok, e assegno 0, 0. Vedo che in questo caso mi viene buttata difatti a 0 il mio asse Z, ma quindi properties, e in questo caso lasciamo 1000 e più 1000, vediamo che cosa, e la vedremo per ultima. Questo per un motivo molto semplice, poiché prima di assegnare il limite, io preferisco selezionare tali elementi. Allora, per prima cosa andiamo a rinominarli, in modo tale che almeno non facciamo troppa confusione. Quindi, punto control shape, e questo lo chiameremo roll body, mentre il suo contenitore, il suo rettangolo, possiamo chiamarlo o contenitore oppure limit. Generalmente viene utilizzata bounding, quindi lì contenitore, quindi conviene, o contorno. Ok, a questo punto io vado a assegnare tramite selezionando il mio elemento Alt e tasto destro del mouse, freeze transformation. Preferisco farlo adesso su questo elemento qua. Ok, sì, in modo tale che io possa andare ad applicare tranquillamente il mio float limit. Vediamo infatti che se io vado ad applicare 0,0 adesso alla Z, praticamente la sua posizione rimane questa. Vado ad applicare sull'Y float limit. E posso applicarlo, posso andare un po' a intuizione. 1, 2, 3, 4, quindi proviamo con un massimo di 40 e un minimo di 40. Vediamo che cosa succede sull'asse delle X. Vediamo che di fatti torna perfettamente. Quindi la stessa cosa sull'asse delle Y. 40 e meno 40. Vediamo che torna perfettamente. Una volta che mi sono creato questi controller, e quindi che ho applicato anche il float limit e il freeze transformation solo a questa parte qua naturalmente, vado a collegarli tutti alla mia root. Vado ad assegnare anche dei colori generici, che solitamente abbiamo sempre utilizzato il giallo per questi controller qui. In questo caso qua io preferisco utilizzare un colore meno accecante, per esempio l'arancione, oppure un blu, in modo tale che almeno sia abbastanza un blu, magari blu marino, un blu in questo modo, in modo tale che almeno sia abbastanza visibile. Volendo possiamo anche, se vi è più comodo, rendere renderizzabili soltanto in viewport i vari elementi, naturalmente con delle interpolazioni più basse, per esempio 3, e con un side 3, in modo tale da non avere troppo una visione troppo, modalità shader troppo aggressiva del nostro elemento. Questo è per
puramente personale come aspetto. Volendo possiamo dare un azzurro un pochino più chiaro in modo tale che si possano vedere anche abbastanza velocemente i vari controller. Crea assolutamente fastidio. Se no, l'alternativa è comunque lasciarli non visibili come render, ma lasciarli tranquillamente come semplici spline. Ok.